Prende il via oggi il National Geographic Festival delle Scienze, un'edizione, quella di quest'anno, che indaga nelle cause delle cose con un'attenzione particolare alle tematiche ambientali. Qui nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma resterà per tutta la settimana, dal 16 al 22 aprile, la Balena Plasticus, un'installazione realizzata con 250 kg di plastica pescata dagli oceani, la stessa quantità che ogni secondo viene gettata in mare. Non a caso tra gli eventi di apertura del festival c'è stata l'attesissima Lectio Magistralis, salvare gli oceani, dell'esploratrice e oceanografa statunitense Sylvia Earle. Si connota come un'edizione dei grandi numeri questa 13ª, 10.000 sono gli studenti che ad oggi si sono registrati per seguire eventi, laboratori, mostre, dibattiti e anteprime per comprendere e toccare con mano i rapporti causa-effetto. Importante quest'anno è il contributo offerto dagli enti scientifici INAF, INGV, IIT e CNR, con l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto di Fisica Nucleare a fare da capofila. Temi delle conferenze di oggi: economia circolare, le sfide di Mercurio, umani, umanoidi e Bitcoin. A chiudere alle 21 sarà la conferenza spettacolo Lights and Waves Rhapsody, racconto in musica della prima rivelazione delle onde gravitazionali, orchestrato da Dani Lorea, Paolo Damiani e Michele Rabbia. Info e prenotazioni su auditorium.com, hashtag ufficiali Festival delle Scienze NGFS. Manuela Proietti per Radio Global Science.